Allora, iniziamo questo, scusate, questo corso sulla notifica degli atti tributari che, insomma, nasce un po' vecchiotto forse. Io non so quanti di voi hanno visto, la bozza dei decreti delegati di attuazione della legge delega di agosto di quest'anno. Tra le varie bozze di decreti delegati, se ne susseguono in continuazione, ce n'è una che insomma è abbastanza impattante per l'attività del servizio tributi, che è quella di riscrittura insomma di buona parte dello statuto dei diritti del contribuente. Ecco, se voi leggete quella bozza di decreto delegato, capirete facilmente che si tratta di una rivoluzione copernicana per l'ufficio tributi. Qui veramente dobbiamo, se andrà in porto così com'è, dovremo cambiare radicalmente l'organizzazione del servizio tributi, le modalità procedurali. C'è un allungamento e una complessità dei tempi e delle attività da fare, con potenzialmente un aumento, secondo me, insomma, incredibile del contenzioso che ne potrà nascere per mancato rispetto di questo o di quell'altra prescrizione. Quindi veramente è qualcosa di impattante. Queste slide ovviamente sono state fatte a legislazione vigente, quindi insomma, sono cose che però sappiamo che dovranno essere riviste forse ben presto. Ecco, sarà mia cura evidenziarvi strada facendo quali sono le parti che probabilmente non saranno confermate nel prossimo futuro che potrebbe essere anche il 2024, perché qui insomma i tempi di attuazione della delega sembra aver preso un'accelerazione incredibile, ben diversamente da quanto era successo con la precedente delega del 2013, peraltro, insomma, rimasta inattuata nella gran parte. Allora, l'oggetto del corso è, insomma, la notifica, quindi partiamo dall'oggetto della notifica, che è l'atto di accertamento, quindi insomma, qualche ripasso sulla nozione di atto di accertamento mi sembra insomma doveroso. L'atto di accertamento è un atto amministrativo, sappiamo che deve essere notificato nel rispetto dei termini decadenziali, quindi insomma la notifica può impattare notevolmente, deve essere formato secondo uno schema legale, vedremo che insomma non esiste un modello legale di accertamento, ma esiste un contenuto dell'atto di accertamento che deve rispettare soprattutto le prescrizioni previste dalla 296 del 2006, che rappresenta un po' il mini testo unico della nostra materia. Deve essere validamente portato a conoscenza del destinatario mediante la modifica. Vedremo anche qua che le modifiche allo statuto del contribuente intervengono pesantemente anche sulla notifica dell'atto di accertamento. Oggi sappiamo che l'atto di accertamento è un provvedimento amministrativo, insomma, un po' anomalo per il comune, anche perché a differenza dei colleghi che seguono pedissequamente la 241 del 90 in materia di partecipazione al procedimento e accesso agli atti istruttori, noi abbiamo una norma della 240 che è insomma, vieta, in qualche modo non rende applicabile alla materia tributaria tutta quella parte relativa alla partecipazione all'accertamento del tributo. C'è anche giurisprudenza del Consiglio di Stato, insomma, che vieta l'accesso al fascicolo tributario prima che questo non produca un atto di accertamento notificato. Una volta che l'atto di accertamento è stato notificato, il contribuente può accedere tranquillamente all'atto. Quindi l'accertamento tributario ha fondamentalmente la funzione di estrinsecare un potere riconosciuto dalla normativa all'ente impositore, all'Agenzia delle Entrate, che è quello di incidere nella sfera giuridica del destinatario attraverso la quantificazione di un debito tributario. È quindi un accertamento
costitutivo, peraltro certamente insomma di quelli obbligati, quindi il comune non può decidere se emettere o non emettere l'accertamento. Una volta riscontrata attraverso l'attività istruttoria una violazione della norma tributaria, che consegue insomma una debenza del tributo da parte del contribuente, il comune è obbligato a notificare l'atto di accertamento, perché se no siamo in presenza di danno erariale. In generale, tutta insomma, la materia delle entrate tributarie è materia non disponibile, quindi il comune non può disporre della pretesa, salvo i casi tipizzati dalla normativa, che sono quelli in cui viene dato una specie di spazio di manovra al comune per definire il quanto di dovuto, che sono i cosiddetti strumenti deflattivi del contenzioso, che ci permettono di intervenire sull'imposta, no? La mediazione, la conciliazione, l'accertamento con adesione, però sono tutti, diciamo, deroghe normative al principio di disponibilità della pretesa tributaria, deroghe però che vanno esercitate nel rispetto delle prescrizioni delle singole norme che ci autorizzano a derogare alla pretesa così come inizialmente cristallizzata nell'atto di accertamento notificato. Fino ad oggi le fasi che reggono il procedimento amministrativo di accertamento tributario sono una fase preparatoria dove noi, insomma, verifichiamo che esistono me o meno i presupposti per l'emanazione dell'atto. Ovviamente cambiano a seconda del tipo di tributo che stiamo gestendo, la fase preparatoria è ben diversa rispetto dell'IMU, è ben diversa rispetto alla TARI o rispetto anche al CUPA, anche se il CUPA è entrata di natura patrimoniale, ma insomma quello che diciamo vale anche per il CUPA. La fase dispositiva in cui si pone in essere il provvedimento amministrativo, emette il provvedimento amministrativo, e poi la fase integrativa dell'efficacia, il provvedimento amministrativo, l'atto di accertamento perfetto perché è firmato dal funzionario responsabile, i notari, non produce effetti fin tanto che non viene portato nella sfera di conoscenza del destinatario. Queste sono, insomma, schematicamente le tre fasi che regolano l'attività di accertamento. Ecco, queste tre fasi non andranno più bene se passa la modifica allo statuto del contribuente, perché cambia proprio la fase di produzione. È previsto oggi, almeno nella bozza, il contraddittorio preventivo obbligatorio. Oggi sappiamo che per giurisprudenza di legittimità, anche le sezioni unite, che il contraddittorio preventivo non è obbligatorio per i tributi comunali, è solo però obbligatorio per i tributi armonizzati. Quindi esistono decine e decine di sentenze di Cassazione che escludono il contraddittorio preventivo nell'ambito dei tributi comunali, come escludono la partecipazione al procedimento di accertamento da parte del contribuente. Con la riforma dello statuto del contribuente le cose cambieranno radicalmente, perché è previsto un contraddittorio obbligatorio per tutti i tributi comunali, che ci allunga la fase. È previsto che una volta che abbiamo, cioè, la fase dispositiva, quella di emanazione del provvedimento amministrativo, a questa deve essere anteposta una fase di contraddittorio con il contribuente. La disposizione, la bozza di disposizione prevede che l'ente impositore invia al contribuente uno schema di atto di accertamento e invia non meno di 60 giorni per controdedurre, 60 giorni che potranno essere aumentati per i casi complessi di ulteriori 30 giorni. Quindi io posso notificare l'atto di accertamento, gli devo notificare lo schema dell'atto di accertamento, cioè i motivi per cui ritengo che ci sia stata un'evasione. Il contribuente potrà controdedurre e, novità delle novità, potrà anche accedere al fascicolo tributario. Solo al termine della fase del contraddittorio, il comune potrà notificare l'atto di accertamento. La mancata installazione del contraddittorio preventivo è una causa di annullabilità dell'atto di accertamento, e come tale deve essere fatta valere in giudizio. Peraltro, essendo una causa di annullabilità, a differenza delle cause di nullità, deve essere proposta ostacolo uno specifico motivo di impugnazione già del ricorso introduttivo, mentre le cause di nullità
possono essere sollevati in qualsiasi fase del giudizio, quindi, insomma, e peraltro possono anche essere rilevati di ufficio, quindi questa distinzione della annullabilità e nullità su cui il decreto di modifica dello statuto del contribuente pone l'accento pesantemente, è una di, insomma, determineranno un poco contenzioso. Poi c'è l'intreccio dei termini previsti per la fase del contraddittorio con i termini di accertamento. Ovviamente, insomma, i termini di accertamento non è che possono, non è che l'attività accertativa del comune può finire 60 giorni prima del 31 dicembre, no? Può finire a settembre. In realtà la norma prevede che se il termine di decadenza cade in questo periodo di 60 giorni, i termini decadenziali vengono spostati automaticamente di 120 giorni. Quindi io potrei inviare un invito al contraddittorio al contribuente il 31 dicembre e i termini di accertamento dell'ultimo anno accertabile, i termini comunque sono spostati di 120 giorni. Capite che, insomma, le materie su cui ci possiamo aspettare ricorsi da parte del contribuente sono veramente tante, quindi, insomma, prepariamoci. Per quanto riguarda invece il contenuto dell'atto di accertamento, questo, insomma, non cambia, è quello disciplinato dalla 296 del 2006, questa specie di testo unico che, insomma, ci dice qual è il contenuto minimo di un atto di accertamento, quindi sono le ragioni di diritto, di fatto, la motivazione, l'organo in cui è possibile chiedere l'istanza di annullamento in autotutela, l'organo con cui, presso cui è necessario, è possibile proporre un ricorso. In realtà anche qui il decreto delegato sullo statuto del contribuente ci mette un po' le mani, perché oltre alla motivazione, no, che è prevista dal 296, viene introdotto l'obbligo di prova. E qui, insomma, anche questa è una modifica radicale, importante, perché che va oltre una giurisprudenza consolidatissima della Corte di Cassazione, che ha sempre distinto tra motivazione e prova. La motivazione è quella che ti dice: caro contribuente, tu mi devi dare 100, rimettendo poi alla fase giudiziale eventualmente la dimostrazione del perché mi devi dare 100 aree fabbricabili. Io ti posso accertare il valore dell'area fabbricabile da 100 a 200, poi ti posso dimostrare in sede di giudizio perché vale 200. Ecco, la grossa novità è che nell'atto di accertamento devono essere esplicitati i mezzi di prova, e questi non possono essere più integrati o cambiati, lo posso solo modificare attraverso l'emissione di un nuovo atto di accertamento. Quindi questo rafforzamento del mezzo di prova è, insomma, diciamo, ci obbliga veramente a soppesare molto bene l'attività di accertamento. Fa il paio con la legge 130 del 2022, che ha modificato l'articolo 7, 546 in tema di contenzioso tributario, che prevede che l'amministrazione deve dimostrare, deve provare in giudizio la propria pretesa. Quindi, insomma, siamo già partiti col contenzioso ad avere questa, insomma, importanza della prova, e già abbiamo visto, insomma, quanti ricorsi ci sono arrivati perché ad avviso dei contribuenti l'atto è viziato perché la motivazione non comportava la prova. In realtà 546 è norma sul processo tributario, quindi l'obbligo è di, in sede giudiziale, devo provare le ragioni della mia pretesa, così come astrattamente configurato con la motivazione. E qui si va pesantemente a incidere invece sull'attività, perché la motivazione non è da sola più sufficiente, ma si deve fare riferimento anche ai mezzi di prova. E la doppia precisazione, il doppio vincolo previsto dalla norma è per noi, insomma, abbastanza penalizzante, perché da una parte si dice che i mezzi di prova non possono essere modificati o integrati se non attraverso l'emissione di un atto di accertamento, e dall'altro c'è un'altra norma che io considero veramente assurda, che dice insomma, l'ente impositore può notificare a un contribuente un solo atto di accertamento per un solo tributo all'anno. Cioè, come dire, io devo notificare un atto di accertamento IMU a Mirto, prima di notificarlo devo guardare 100 volte
volte, perché se mi dimentico di notificargli un atto, un immobile, non posso più rimettere un atto di accertamento. È una precisazione questa veramente assurda, se calata nell'ambito dei tributi comunali, e in realtà non tiene neanche conto del fatto che nell'ambito, insomma, dei tributi comunali non è che l'infrazione può essere unica, cioè io posso avere la necessità normativa di notificare due atti di accertamento. Se il contribuente da un lato mi ha omesso il versamento di immobili iscritti in catasto, e quindi l'infrazione, la fattispecie evasiva è omesso versamento dell'IMU dovuto sulla base dei fabbricati posseduti in catasto, e lo stesso contribuente c'ha anche un'area fabbricabile che non mi ha omesso di dichiarare, e quindi ho un'altra fattispecie evasiva che è l'omissione della dichiarazione di un'area fabbricabile, e beh, non posso mica fare un unico atto di accertamento, santi Dio, perché da una parte la norma mi dice che posso applicare la sanzione del 30%, dall'altra la norma, in caso di omessa dichiarazione, mi dice che posso applicare la sanzione al 100 o al 200%. Quindi capite che, insomma, la situazione si va complicando non poco, e speriamo che dopo questa prima bozza ci siano contributi da parte un po' di tutti, che portino a un testo normativo, insomma, migliore, e soprattutto perché secondo me il vizio originario è sempre lo stesso: non si tiene conto della particolarità dei tributi comunali, cioè gli accertamenti si mette sullo stesso piano l'accertamento di un omesso versamento Tari a un accertamento dell'agenzia delle entrate. È ovvio che, insomma, stiamo parlando di due mondi, anche a livello istruttorio, completamente diversi, ma tant'è, insomma, prepariamoci. Sulla sottoscrizione, ovviamente l'atto che noi stiamo andando a notificare è un atto che deve essere sottoscritto dal funzionario. Anche qui vige ancora oggi la norma che prevede che la firma autografa sia sostituita a mezzo stampa. In realtà noi sappiamo che da CAD tutti i nostri atti dovrebbero essere nativi digitali, quindi in realtà la firmatografia non dovrebbe servire, e in vero invece può ancora servire, perché se io anche sono ligio alle prescrizioni del CAD, quindi tutti i miei atti di accertamento risultano essere nativi digitali, quindi tutti firmati a priori digitalmente, se lo devo notificare a una persona fisica che non è dotata di PEC, io devo stampare il mio atto nativo digitale in formato analogico e attestare, ci vuole un'attestazione di conformità della copia analogica alla copia digitale. Ecco, l'attestazione di conformità può essere sottoscritta con firma, autografa. L'altra novità, che insomma, questa sì, positiva per noi, è l'introduzione dell'accertamento esecutivo. Dal punto di vista della notifica non cambia assolutamente nulla. L'accertamento esecutivo si notifica esattamente come si notificano gli altri atti di accertamento. L'accertamento esecutivo è stato per noi una modifica, ha comportato una modifica, ma soprattutto, insomma, diciamo, da un punto positivo, diciamo, non negativa, perché in realtà, guardando al processo di accertamento dei tributi, ci ha ridotto le fasi. Prima avevamo una fase di emissione dell'accertamento entro il 31 dicembre del quinto anno successivo, fase soggetta a termine decadenziale. Poi avevamo la fase della riscossione coattiva, il comune doveva notificare il titolo esecutivo entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'atto era divenuto definitivo, anche questo appena di decadenza. E poi avevamo la terza fase, invece, soggetta a un termine prescrizionale, cioè posso riscuotere coattivamente nel rispetto dei termini prescrizionali che, insomma, per comodità di tutti consideriamo di 5 anni. Anche io, anche se sono un ferreo, sono fermamente convinto che in realtà la prescrizione è di 10 anni, perché non si può considerare la debenza di un tributo accertato dal comune come una prestazione periodica soggetta a prescrizione 5 anni. Però, insomma, navighiamo nel sicuro, in acque poco tempestose, e facciamo finta che la prescrizione sia di 5 anni, in attesa di un intervento delle sezioni unite che ci chiarisca che in realtà non si capisce perché per i tributi erariali la prescrizione è decennale, per i tributi comunali è quinquennale. Siamo figli di un Dio minore, mi verrebbe da dire. Altro problema, sempre in termini di notifica, che
Ma cioè, è stato risolto da ultimo, però anche qua quanti ricorsi che abbiamo subito sull'effetto della scissione, no? Quando è che il comune notifica nel rispetto dei termini cadenziali? Quando ha consegnato l'atto all'ufficio postale a mezzogiorno del 31 dicembre dell'ultimo anno o quando l'atto è stato ricevuto dal contribuente? Anche qui noi abbiamo sempre sostenuto, ma prima ancora delle pronunce della Corte di Cassazione, che insomma non si può addebitare al comune i comportamenti, l'omesso comportamento di altri soggetti. Cioè, ai termini cadenziali, rispetto ai termini cadenziali si ha quando il comune fa tutto quello che è in suo potere fare, cioè consegnare l'atto all'ufficio postale. Il fatto che sia poi ricevuto dal contribuente a gennaio non comporta il venir meno del rispetto dei termini cadenziali, non comporta nessuna complicazione per il contribuente, perché in realtà per il contribuente la data entro cui poi proporre il ricorso, appena inammissibilità, i 60 giorni decorrono non da quando è stato spedito l'atto, ma da quando è stato ricevuto. Anche qui abbiamo avuto, soprattutto la giurisprudenza di merito, ha prodotto delle perle di sentenze. Poi a qualche Cassazione, insomma, ha cercato di delegare a una prima pronuncia della Corte di Cassazione a Sezioni Unite. Poi finalmente, insomma, sono intervenute le Sezioni Unite con questa sentenza del 2021, la 405-43, che è una sentenza molto importante perché al di là di confermare la scissione degli effetti della notifica, il pregio di questa sentenza è di effettuare una ricostruzione, insomma, dottrinale dell'atto di accertamento, nel senso di quello che abbiamo appena detto, cioè che non è un atto recettivo ai sensi del codice civile, quindi insomma rimane pur sempre un atto autoritativo, rimane pur sempre un provvedimento amministrativo che non è che è valido se portato a conoscenza del contribuente, è un atto amministrativo valido nel momento in cui vengono rispettate tutte le prescrizioni normative, effetti con la notifica, ma la notifica insomma è un atto integrativo dell'efficacia del provvedimento, ma non determina la nullità del provvedimento. Vedremo che con la riforma dello statuto del contribuente, insomma, questi concetti saranno un po' modificati. Anche qua, insomma, bisognerà capire come mai, insomma, queste proposte di modifica in realtà sconvolgono anche il panorama giurisprudenziale. Sembra quasi che chi l'abbia proposto sia un avvocato che abbia perso in giudizio e si stia rinnegando, perché poi, insomma, vedremo che la giurisprudenza di legittimità, lo vedremo nelle slide più avanti, insomma, ha cercato di assottigliare la differenza tra inesistenza e nullità della notifica. Lo statuto del contribuente interviene pesantemente dicendo: no, l'inesistenza della notifica non è sanabile con la proposizione di ricorso ai sensi del 156 CPC. La nullità invece è sanabile, però sa, dire queste cose in ambito tributario sono concetti che in realtà possono esplicare effetti in tutti gli altri ambiti. Cioè, la notifica nasce, è un procedimento che nasce dal codice di procedura civile, dal codice di procedura penale. Adesso che la notifica e soprattutto questi concetti di inesistenza e di nullità abbiano un suo valore, un suo significato in ambito tributario diverso da quello che hanno in ambito civile, insomma, è un'operazione che a me pare un po' forte. La sensazione che ho è che con queste modifiche allo statuto dei diritti dei contribuenti si vada a intervenire su ambiti che in realtà è meglio che rimangano sotto la vigilanza del giudice di legittimità, proprio perché insomma, si va a dettare dei principi che non nascono e muoiono all'interno dell'ambito tributario, ma possono avere effetti anche in altri ambiti. E insomma, arrivare alla conclusione che il concetto di nullità, di inesistenza, sia un concetto che possa essere declinato in un certo modo in ambito civile e in un altro modo diverso in ambito tributario, faccio un po' fatica ad accettarlo per una questione di ordine, di sistematizzazione del diritto e di chiarezza dei rapporti anche nei confronti dei miei destinatari, dei miei contribuenti. Quindi
Con questa sentenza delle sezioni unite direi che chiusa la questione relativa alla scissione degli effetti della notifica, io ho notificato l'atto validamente, se ho fatto tutto quello che devo fare entro il 31 dicembre, quindi ho consegnato l'atto all'ufficio postale, l'ho consegnato al messo comunale del comune X, al mio messo comunale, al messo notificatore dell'ufficio tributario. Che poi l'atto, il procedimento di notifica, si dilunghi a gennaio, poco importa. Altra questione preliminare, perché adesso anche qui andare a dicembre, il problema si solleva, anche qui, insomma, nonostante abbiamo avuto tutte sentenze di merito stranamente a favore del comune, ogni tanto ti arriva un ricorso che dice: ah, la sospensione dei termini decadenziali e prescrizionali prevista dall'articolo 67 del DL18 per il Covid si applica all'Agenzia delle Entrate e non ai comuni, come se i comuni ancora una volta fossero figli di Dio. Minore. In realtà, insomma, io devo dire che è stato salutare il fatto che l'articolo 67 si applica a tutti indistintamente, quindi all'Agenzia delle Entrate, ed anche agli altri comuni impositori, perché questo ci ha permesso di beneficiare in maniera rapidissima degli interventi dell'Agenzia delle Entrate. L'Agenzia delle Entrate, insomma, ha questo vantaggio di, insomma, intervenire quando c'è un problema, interviene tempestivamente con risoluzione con circolari. In questo caso specifico devo dire che anche il MEF è intervenuto subito dopo e anche l'IFEL è intervenuta quasi immediatamente con una circolare, insomma, molto dettagliata che poi è stata confermata dal MEF, ma soprattutto è stata confermata dalla successiva giurisprudenza. Sappiamo che l'articolo 67, noi abbiamo due norme, no? L'articolo 67 che riguarda gli accertamenti, l'articolo 68 che riguarda gli accertamenti esecutivi, ma nel momento in cui sono in fase coattiva, quindi riguardano la riscossione coattiva. Sono disciplinati in maniera diversa, soprattutto le proroghe che dispongono sono diverse. L'articolo 67 in termini di accertamento sono 85 giorni, dall'altra parte abbiamo 542 giorni, quindi sono un po' diverso. E anche la disciplina di riferimento è un po' diversa. Comunque, in maniera molto sintetica, l'articolo 67 ha disposto una sospensione dei termini di accertamento, di decadenza, quindi degli atti di accertamento. È ovvio, se io, insomma, ho sospeso la mia attività di accertamento, per cui non potevo notificare gli atti di accertamento al contribuente. È ovvio che il legislatore, se mi ha dato in via ordinaria 5 anni di tempo per accertare un contribuente, se mi toglie 85 giorni me li deve poi ridare, se no, diciamo, per il Covid avrei 5 anni meno 85 giorni, che è il periodo di sospensione. Quindi questi 85 giorni di sospensione dell'attività di accertamento degli enti impositori ha comportato una proroga dei termini di prescrizione e decadenza di pari data. Ovviamente, cioè, non è limitata la prescrizione, la proroga a quello che era in scadenza, cioè nel 2020, è applicabile a quello che era accertabile nel 2020. Quindi, insomma, anche un omesso versamento IMU 2019 che era accertabile nel 2020, anche quello è stato oggetto di proroga. E andando molto rapidamente, qui vi trovate tutti i riferimenti normativi, sulla riscossione, in realtà, in termini di accertamento, si fa riferimento all'articolo 12, che è quello che dispone in generale la sospensione dei versamenti in caso di calamità, solo che l'articolo 67 fa riferimento all'articolo 12,1, che è quello che dispone la sospensione dei termini di decadenza e prescrizione nei casi di sospensione dei termini di versamento. Sospendo i termini di versamento, sospendo i termini di decadenza. Qui l'inghippo era, qui una delle contestazioni: ah, ma non c'è stata nessuna sospensione dei termini di versamento, quindi non si applica. No, in realtà si applica perché lo stesso articolo 67, che
che mi dice che è applicabile l'articolo 12,1. Nel caso dell'articolo 68 invece mi dice che è applicabile l'intero articolo 12 e quindi anche il comma 2 che prevede, il comma 2 a differenza del comma 1, disciplina la sospensione degli atti che scadono nel periodo di sospensione. Quindi per gli atti che scadono nel periodo di sospensione la proroga è spostata al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di scadenza del periodo di sospensione. Quindi insomma, alla fine con le varie proroghe si è arrivati a 595 giorni. Rimane valida, qui avete insomma, la tabellina predisposta da Eiffel nella sua nota, rimane valida perché, ad esempio, in caso di omessi versamenti 2018, questi non scadono al 31 dicembre di quest'anno, ma scadono al 26 marzo del 2004. Idem gli avvisi di omessi versamenti 2019, vedete. Anche quelli, siccome erano accertabili nel 2020, anche questi godono della sospensione di 85 giorni. Giustamente, in qualche modo, insomma, anticipando una giurisprudenza di Corte di Cassazione che si è andata consolidando negli ultimi anni, giustamente Eiffel fa la doppia tabellina, dice attenzione. Una cosa sono i termini per l'omesso versamento, una cosa sono i termini per l'omessa denuncia, in ragione del fatto che i termini decadenziali 5 anni, nel caso di omesso versamento si contano dalla data in cui dovevi effettuare il versamento, nel caso di omesso infedele di denuncia dalla data in cui dovevi presentarmi la dichiarazione, ma siccome la dichiarazione me la presenti l'anno successivo, in buona sostanza hai un 5 più 1, quindi hai un anno in più. Questo IFRA l'ha detto nel 2020, in realtà poi la Corte di Cassazione ha confermato, insomma, questo distinguo fatto da IFEL con numerose sentenze, con numerose sentenze. Anche questo, per i più anziani come me, insomma, è la risoluzione di un dubbio che noi avevamo. Ogni tanto si vedono le sentenze della corte, delle corti di giustizia, insomma, che considerano 5 anni sempre dalla data in cui doveva essere effettuato il versamento. Poi abbiamo, insomma, qualche giudice un po' fantasioso. Mi è capitato di leggere delle sentenze in cui il giudice tributario ha ritenuto che sì, il comma cos'è, 161 del 2007 dice che hai 5 anni per notificare l'atto di accertamento, il 31 dicembre del quinto anno successivo, però la Corte di Cassazione dice che tu hai il credito comunale si prescrive in 5 anni e quindi ha sovrapposto, ha considerato lo stesso periodo soggetto sia a termini prescrizionali che a termini decadenziali. Un'assurdità per definizione, o un termine prescrizionale o è decadenziale, non può lo stesso arco temporale essere soggetto sia a termini prescrizionali che a termini decadenziali. Per dire che veramente certe volte si legge di tutto. Il fatto che la proroga degli 85 giorni non si applichi solo agli anni che erano in scadenza nel 2020, ma si applichino agli anni accertabili nel 2020, quindi anche agli omessi versamenti 2019, insomma, è stato ribadito dal MEF più volte, ma anche dall'Agenzia delle Entrate, ad esempio, in una risposta a Telefisco 2022 molto chiaro, in cui si dice no, quelli te li becchi sempre, perché giustamente non il comune o l'ente impositore in generale non avrebbe quei termini ordinariamente previsti per la notifica degli atti di accertamento. Quei 5 anni diventerebbero 5 anni meno 85 giorni. Ecco, qui è quello che vi dicevo prima. La Corte di Cassazione, in maniera molto nitida, ma veramente ne troverete decine di sentenze di Corte di Cassazione, però in maniera molto nitida, finalmente ha chiarito che il termine di decadenza entro il quale devo notificare un atto di accertamento si computa in maniera diversa a seconda che debba contestare un omesso versamento o un'omessa infedele dichiarazione. Il caso di omesso versamento è la data in cui avrebbe dovuto pagare, il 31 dicembre del quinto anno successivo alla data in cui avrebbe dovuto pagare, nel caso di infedele omessa dichiarazione, il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione doveva essere presentata e quindi diventa in buona sostanza un 5 più 1. Questo direi che almeno da questo punto di vista è un tema ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità. Ciò non toglie che qualche corte di giustizia tributaria possa inavvertitamente ancora rifarsi a quel vecchio filone che riteneva sempre e comunque 5 anni.
Cos'è la notificazione? No? La notificazione, abbiamo detto, è insomma, quella procedura attraverso la quale io prendo il mio atto di accertamento, tutto bello perfetto, ho rispettato la normativa specifica, ho rispettato la 296 per quanto riguarda i contenuti. Ahimè, forse dell'anno prossimo ho rispettato le ulteriori prescrizioni previste dalla legge 212 del 2020, come riscritta a seguito della delega fiscale 111 del 2023, già con i riferimenti normativi non capisce più niente. Quindi è perfetto, fatto tutto forse e lo devo portare nella sfera di conoscenza del destinatario. Quindi, e se non lo porto nella sfera di conoscenza del destinatario, l'atto pur bello, pur perfetto, ho rispettato tutti i canoni, non produce nessun effetto e quindi vuol dire hai lavorato per nulla. Quindi la notificazione è una parte del procedimento di accertamento molto importante perché se non fai bene quella, anche se hai fatto le parti prima bene, non serve assolutamente a nulla, soprattutto se insomma l'atto è lì prossimo per essere soggetto a decadenza. La notificazione, le regole di riferimento sono, diciamo, le madri, sono nel codice di procedura civile e nel codice di procedura penale. Ora, noi il codice di procedura civile disciplina la notificazione effettuata dall'ufficiale giudiziario, va da sé che noi mica notifichiamo con l'ufficiale giudiziario. Ecco, se noi volessimo fare una scala, il codice di procedura civile, diciamo, fa parte di quel nucleo normativo che dà la massima garanzia e certezza circa l'avvenuta consegna dell'atto al destinatario. Ci sono tutte le cautele del caso. Queste cautele un po' scemano se passo ad altre forme di notifica, come può essere la legge 880 dell'82, la notifica degli atti giudiziari verdi, e ancora di meno ci sono garanzie, e a quel punto vedremo che la Corte Costituzionale ha tirato fuori il concetto di conoscibilità, diciamo, effettiva e conoscibilità normativa dell'atto con la raccomandata semplice. Qui la relata di notifiche disciplinata dal codice civile con tutte le avvertenze che adesso vediamo. La raccomandata verde ha una ricevuta di ritorno che la relata di notifica con tutte le accortezze, la qualità del destinatario, così. Poi arriviamo alla raccomandata, la cartolina bianca, la firma di chi ha ricevuto, boh, chi è, non si sa. E lo scarabocchio dell'ufficiale dell'agente postale, ma anche quello al pari della relata di notifica dell'ufficiale giudiziario, al pari della relata di notifica della ricevuta di ritorno dell'AG, anche la ricevuta della raccomandata semplice ha lo stesso valore, cioè è redatta da un pubblico ufficiale. Lo sappiamo, il postino non lo sa, anche se fosse il postino oggi di un'agenzia privata, loro non lo sanno, ma sono pubblici ufficiali. Quindi quello che attestano con il loro scarabocchio fa fede fino a querela di falso. E questo è molto importante. Sulla notifica G, oggi, insomma, diciamo che nella nostra materia, appena c'è una novità, succede sempre un po' di casino a livello dottrinale, a livello giurisprudenziale, e noi poveri addetti all'ufficio tributi ci dobbiamo scontrare con questa e quella tesi. Il fatto che la 890 dell'82 nasce come norma che disciplina la notifica per posta dell'ufficiale giudiziario, punto. Questo serve, quando l'ufficiale giudiziario deve notificare fuori comune, fuori dal comune dove ha la sede, notifica per posta tramite la 890. Quindi la 890 nasce come norma che disciplina la notifica degli atti fatti dall'ufficiale giudiziario. Poi la 890 dice attenzione. La notificazione con la G può essere fatta anche direttamente dall'ufficio che ha adottato l'atto stesso. Però, insomma, una cosa è l'890 usata dall'ufficiale giudiziario, che è un soggetto che sta notificando per conto di un altro soggetto e quindi deve rendere conto della propria attività. L'altra cosa è quando io, che sono io che notifico direttamente, beh, insomma, non è che devo dar conto a me stesso di come ho notificato. In generale,
volendo schematizzare, insomma, abbiamo il notificante che siamo noi, coloro che notificano, che chiedono la notifica dell'atto, il notificatore, il soggetto che per legge è autorizzato a notificare. Oggi il panorama delle notifiche è molto, molto variegato. Abbiamo l'ufficiale giudiziario, abbiamo il messo comunale, abbiamo il messo dell'ufficio notificatore dell'ufficio postale, dell'ufficio tributi, abbiamo l'agente postale, sia dipendente delle Poste Italiane, sia dipendente dell'Agenzia delle Entrate. Poi avremo la piattaforma delle notifiche digitali, poi abbiamo la notifica via PEC. Insomma, abbiamo una marea di modalità di notifiche. Darei, anche se con una leggera incertezza, comunque assodata la possibilità di notificare anche sensi l'articolo 60 del DPR 600 del 73, che è quello che disciplina le modalità di notifica anche in deroga alle norme di procedura civile per l'Agenzia delle Entrate. Si è sempre discusso se quelle forme di notifica siano o meno applicabili anche ai tributi comunali, anche in ragione del fatto che l'articolo 60 in realtà prevede una notifica via PEC diversa da quella prevista dal CADE, con questo deposito presso la piattaforma della Camera di Commercio. Quindi, insomma, si è discusso, però forse la discussione può essere data quasi per risolta dal DM 14 aprile 2023, che ha previsto le nuove misure di ripetibilità delle spese postali dai destinatari, e nel citare le varie, individuare quanto posso richiedere di rimborso al contribuente, mi cita tra le varie modifiche, tra le varie modalità di notifica, anche quelle previste all'articolo 60 del DPR. Abbiamo detto che la relata di notifica non è altro che la prova, la dimostrazione di come ho effettuato la notifica. Ho consegnato l'atto in data X a Mirandola alle ore 10, a Mirto Pasquale che è il destinatario, oppure al figlio di Mirto Pasquale che è maggiore di 14 anni e quindi è legittimato a ricevere l'atto. Insomma, tutto lì come è andata la questione. Quindi è una, diciamo, una dichiarazione resa da un terzo qualificato, che è un pubblico ufficiale, non dimentichiamo, ed è un pubblico ufficiale non solo se si tratta dell'ufficiale giudiziario, ma anche se è l'agente, se è il postino assunto per 3 mesi, lui non lo sa che per quei 3 mesi sta svolgendo una funzione pubblica, e quindi quello che lui dichiara con i suoi scarabocchi fa fede fino a querela di falso. Lui sicuramente non lo sa. La relata di notifica, il contenuto della relata di notifica, dicevamo, cambia insomma, come contenuto a secondo del tipo di notifica che uno utilizza. Il massimo, il top del contenuto, diciamo, quello che è più ricco di informazione, è quella prevista dal codice di procedura civile, quella che deve essere fatta dall'ufficiale giudiziario, che è l'articolo 148, dice: la relazione di notificazione è datata, sottoscritta sia in copia all'atto notificato che in copia all'originale, indica la persona a cui è stata consegnata, indica se è la madre, papà, parente, via dicendo, le qualità. Poi vedremo che i fini della 140, 143, reperibilità relativa, reperibilità assoluta, le ricerche che ha effettuato il pubblico ufficiale per capire dov'è il destinatario. Vedremo che, insomma, questa delle ricerche che deve effettuare l'ufficiale giudiziario, insomma, è un elemento che può comportare l'invalidità o meno della notifica effettuata. Abbiamo detto che la 890 che è norma che è stata è pensata, disciplina la notifica per posta dell'ufficiale giudiziario, e ci dice espressamente che viene utilizzata quando l'ufficiale deve notificare in luoghi, in comune, fuori dal comune dove ha la sede dell'ufficio. Anche nel caso in cui l'ufficiale giudiziario non stia notificando personalmente, ma attraverso l'890, deve fare la relata di notifica. In questo caso, rispetto alla consegna che lui fa direttamente, deve contenere ulteriori informazioni, no? Perché non sto consegnando io, allora devo dare atto che sono andato all'ufficio postale di, ho consegnato con la G numero, quindi tutte le informazioni aggiuntive necessarie per la modalità di notifica
prescelta. Il fatto che l'ufficiale giudiziario, anche quando notifica tramite AG, deve fare la relata notifica indicando il numero di raccomandata AG e via l'ufficio postale, ha fatto presumere che allora anche l'ufficio della PA che notifica direttamente deve fare la relata di notifica. E quindi capita ancora oggi di vedere comuni che hanno gli atti di accertamento fatti da loro e in calce mi trovo scritto: questo atto è stato notificato con raccomandata GIB. Una cosa veramente assurda, perché è come dire: io sono funzionario responsabile IMO, ahimè, è come dire: io firmo il mio atto di accertamento, poi firmo sotto la relata di notifica. Io, Mirto Pasquale, ti comunico a te, Mirto Pasquale, non si sa mai che sia un po' addormentato, che stai notificando l'atto con raccomandata GIB. Non ha nessun senso. Quindi la relata in questo caso serve per dimostrare, serve quando è un soggetto diverso che sta notificando. Ma se sono io, cosa faccio? La raccomandata, la relata sul fatto che sto usando una raccomandata G per notificare. Quindi, peraltro, per giurisprudenza di Cassazione, direi consolidatissima, l'assenza di relata, proprio in ragione di quello che abbiamo detto, a che serve la relata? Serve a dimostrare le modalità con cui ho effettuato la notifica e a chi l'ho effettuata. Quindi è nell'interesse di chi ha chiesto la notifica, non del destinatario della notifica. Solo sulla base di questo banale concetto, la giurisprudenza di Cassazione, maiosa, e qui ve ne riporto insomma diverse sentenze, dico: guarda, l'assenza della relata non può essere contestata dal destinatario, perché la relata non è nell'interesse del destinatario, la relata è nell'interesse di chi ha chiesto la notifica. E quindi, insomma, anche per questa via possiamo arrivare alla conclusione che se mettete la relata di notifica nell'avviso di accertamento, toglietela, che state perdendo tempo inutilmente. Ecco, sui visi della notifica, noi abbiamo una norma del codice di procedura civile che ci dice che, insomma, applicabile anche qui per giurisprudenza di Cassazione, anche se non è un atto processuale, l'atto di accertamento, insomma, che la proposizione del ricorso sana la notifica. Però anche qua, che si tratti di sanatoria che opera sui tributi, sull'ambito tributario, troverete decine e decine di sentenze di Cassazione. Fino a poco tempo fa si diceva che però che la sanatoria 156 poteva operare solamente nel caso di notifica nulla, ma non di notifica inesistente. Però, a parte che capire qual è il confine tra notifica nulla e notifica inesistente non è così banale, neanche lo sarà dopo con la modifica dello statuto del contribuente, perché bisogna dire che è inesistente la notifica quando è effettuata in un luogo che non ha nulla a che fare col destinatario. Capì, una cosa è se sbaglio indirizzo completamente. Se io notifico un atto di accertamento dove il destinatario resideva e l'atto di accertamento viene preso dal padre, ma il destinatario non abita lì più da 2 anni, cos'è, inesistente o nulla? Il luogo di residenza, in questa, della ex residenza, ha a che fare con... cioè, non è proprio facile tracciare la linea di, non c'è una linea di demarcazione netta. Molte volte la linea di demarcazione si sposta più da un lato e più dall'altro a seconda della sensibilità di chi deve prendere la decisione e qualificare come nullo o inesistente la notifica. La Corte di Cassazione, diciamo in maniera un po' sostanzialistica, ha attenuato questa differenza tra nullità e inesistenza. Dice, ma alla fine, se lui è venuto comunque a conoscenza, se il papà gli ha dato, guarda, tu non abiti più là, ma lui è andato a cena dal papà e il papà gli ha dato la raccomandata che ha ricevuto, quindi ne è venuto a conoscenza e mi impugni l'atto, secondo le giurisprudenze di Cassazione, il fatto che tu ne sia comunque venuto a conoscenza, sana è la proposizione, e tu abbia proposto ricorso, quindi abbia dato dimostrazione di essere venuto a conoscenza, sana il difetto di notifica. Quindi, insomma, la giurisprudenza di Cassazione in più sentenze ha smorzato
Questa distinzione tra nullità e inesistenza. Ahimè, con lo statuto del contribuente le cose cambiano, nel senso che lo statuto del contribuente individua quali sono le cause di inesistenza della notifica che non possono essere sanate con la proposizione di ricorso e dice tutte le altre cause diverse dall'inesistenza, quindi cause di nullità, possono essere sanate con la proposizione di ricorso. E poi esplicita un concetto in realtà, diciamo, non noto a tutti, ma presente nella giurisprudenza di legittimità, è che, però adesso lo statuto lo dice proprio a chiare lettere, quindi anche chi non lo sapeva adesso lo saprà, è che la sanatoria, che si ottiene con la proposizione di ricorso sana il difetto di notifica. Dalla data della proposizione di ricorso, sana il difetto di notifica quando tu dimostri di aver avuto conoscenza dell'atto. Quando è che dimostri di aver avuto conoscenza dell'atto e quindi opera la sanatoria? Quando mai hai fatto ricorso? Quando hai fatto ricorso, alla data di presentazione di ricorso, tu mi dai la dimostrazione che hai conosciuto l'atto. E allora, per la giurisprudenza di corte di Cassazione, è un principio non nuovo, ma un principio che viene messo in trasparenza dallo statuto del contribuente. La sanatoria opera alla data di proposizione del ricorso. Questo cosa vuol dire? Che non possiamo fare leva sulla scissione. Vuol dire che la notifica era nulla, però è stata sanata con la notifica del ricorso. Ma se io ho notificato l'atto d'accertamento al 31 dicembre del quinto anno, quindi all'ultimo, e questo me lo impugna e mi rileva la nullità della notifica. Opera la sanatoria 156, opera la sanatoria 156, ma non serve a nulla perché la sanatoria è arrivata con la presentazione del ricorso ai fini del termine cadenziale, quindi conta la data di presentazione del ricorso e quindi la sanatoria è arrivata oltre lo spirale dei termini cadenziali. Questo era principi presenti in più sentenze della Corte di Cassazione, non molto valorizzati. Dai più che però adesso messi in chiaro dallo statuto del contribuente, quindi anche qui la notifica cambia un poco, cioè questa distinzione in norma tra inesistenza che non può essere sanata e nullità che può essere sanata, ma queste condizioni e soprattutto questa distinzione tra inesistenza e nullità non codificate in altre norme, ma di derivazione giurisprudenziale, insomma, qualche perplessità io ce l'ho. È sicuramente una di quelle novità che genereranno contenzioso agli OSA. Devo andare un po' più velocemente. Allora, andiamo sulle nostre, ecco, sulle cose più importanti. Una insomma, delle cose che dobbiamo stare attenti è la distinzione tra irreperibilità relativa e irreperibilità assoluta. Diciamo che la maggior parte del contenzioso oggi verte proprio sull'errata applicazione del 140 o del 143. Il 140 è l'irreperibilità relativa. Vado a casa di Mirto, il postino ha suonato, Mirto non può rispondere che sta facendo un corso e se ne va. Mi fa un 140. Va a Reggio Emilia, non trovo Mirto, boh, dove abitava qua, ma non abita, chiede ai vicini, non si sa dove abita, è irreperibile. Si usa il 143. Qual è e dove nasce il contenzioso? È che spesso a volte si usa il 143 quando andrebbe usato il 140 e questo determina l'inesistenza della notifica. Dice la Corte di Cassazione: attenzione, tu devi usare il 140 anche se il Mirto si è spostato di residenza all'interno dello stesso comune. Cioè il fatto che Mirto prima abitava là e poi ha cambiato via e è andato ad abitare in altra via, la giurisprudenza impone, ma l'abbiamo visto anche prima nel contenuto della relata prevista dal Codice di Procedura Civile, un'attività di ricerca da parte dell'ufficiale giudiziario. È ovvio che il postino non la fa questa cosa, ma è altrettanto ovvio che i concetti di irreperibilità assoluta e di irreperibilità relativa, anche perché
Quando è che saltano fuori queste cose? Quando poi gli arriva l'atto di riscossione coattiva, no? Io ti prima era il ruolo, no? Può essere un atto di intimazione. Ad esempio, scusami, ma io non mica l'ho ricevuto l'atto di accertamento che tu mi stai notificando l'atto di intimazione, ma io te l'ho mandato qua, ma io non abitavo più là. Quindi, cioè, i problemi sorgono sempre nella fase successiva. Noi sappiamo che gli atti di riscossione coattiva possono essere impugnati per vizi propri oppure per sollevare vizi notifica dell'atto presupposto. E quindi è lì che salta fuori il problema dell'uso sbagliato del 140 o del 143. È ovvio che se io ho usato il 143 quando non lo sapevo, il 143 comporta l'affissione al comune, perché ovviamente lo uso quando non so dove abita. E quindi non so dove notificare la raccomandata informativa, perché 143 faccio il deposito e l'avviso che l'atto è depositato presso la casa comunale. Con 143 non so dove abita, quindi non c'è nessuna raccomandata informativa, viene acquisito all'albo pretorio comunale e quindi lui non lo saprà mai. O meglio, ne potrà venire a conoscenza, se lo becco dopo, con un atto di riscossione coattiva. È ovvio che questi problemi tra l'utilizzo del 140 e del 143, insomma, io ce li ho quando è comunque notifica. Mettiamo che vengono usati correttamente, diciamo, io posso notificare validamente un atto col 143 e posso notificare un atto validamente col 143. Quindi diciamo che ho usato il 140 e il 143 in maniera corretta. Sono due notifiche corrette. Il problema è la notifica per irreperibilità relativa 140, assoluta 143, la può fare solamente l'ufficiale giudiziario, il messo comunale, il messo notificatore dell'ufficio tributi. Cioè, se io uso la G o la R e mi torna l'atto indietro, irreperibile, non è notifica, non è notifica. Da qui anche io non capisco perché certi si ostinano a usare la G. Cioè, la G che mi ritorna indietro come irreperibile non è atto notificato. La raccomandata semplice che mi ritorna indietro come irreperibile non è notificato. Se io voglio con una notifica per irreperibilità, devo usare il messo comunale nella maggior parte dei casi. Quindi la distinzione tra la G, la cartolina, la raccomandata verde e quella bianca è una distinzione psicologica, mi verrebbe da dire. Perché se ti arriva una raccomandata verde, comunque sia una brutta notizia. Puoi auspicare che ci sia una multa di 50 euro, ecco, però se ti arriva una cosa di colore verde, consegnata da un postino o da un agente, un'agenzia privata, che adesso vedremo che possono notificare anche loro, comunque sia, lei è una brutta notizia. Le buone notizie non arrivano mai con la busta verde. Sulla distinzione tra 140 e 143, insomma, vedrete che c'è giurisprudenza iosa, adesso io non andiamo avanti. Ecco, due concetti sulle notifiche alle società. Io posso, perché sono poi collegato al 140, cioè la società ha una sua sede legale, io devo notificare la sede legale, quindi in teoria alla società io posso fare solo un 140, non posso mai fare un 143 perché il luogo di residenza, 143 lo faccio quando non so dov'è il luogo di residenza, ma nel caso di società, passatemi il termine, il luogo di residenza è quello della Camera di Commercio, quindi posso fare al più un 140. Quando è che posso fare il 143? Io posso notificarlo nella sede legale della società, al soggetto che è incaricato di ricevere la posta, oppure posso notificare al rappresentante legale della società. Devo precisare però, notifico a Mirto Pasquale in qualità di rappresentante legale della Rossi EC, quindi non a lui personalmente, ma in qualità di legale rappresentante. In quel caso potrei notificare anche nel luogo di residenza del rappresentante legale, e in quel caso, se non trovo il rappresentante legale perché non so dove abita, potrei usare un 140. Ecco, la notifica alla società effettuata tramite il rappresentante legale è notifica che può dar luogo sia al 140 che al 143. Sede legale, questo l'abbiamo già detto.
Ecco, sulle società irreperibili, diciamo, la notifica abbiamo detto che va fatta con 140, possiamo anche usare in ragione del DPR 600, insomma, l'articolo 60 che prevede una deroga, diciamo che l'articolo 60 abbiamo già detto, insomma, prevede delle deroghe anche ai tempi di perfezionamento delle notifiche previste da 140 a 143, nel caso di società, diciamo, irreperibile o estinta, perché poi ho il problema delle notifiche alle società estinte, quelle grigine in Camera di Commercio che sopravvivono ai nostri fini per 5 anni, questa specie di zombie fiscale, io posso usare anche l'articolo 60,1 che prevede, insomma, la notifica con 140 con la fissione all'albo pretorio è la notifica che si perfeziona dopo 8 giorni. Anche in questo caso, insomma, diciamo alla luce del decreto ministeriale che stabilisce i rimborsi delle spese di notifica che posso richiedere, viene citato direttamente l'articolo 60, quindi questa è un'altra procedura che si può seguire. Quindi diciamo che la cassetta degli attrezzi che io posso usare è notevolmente aumentata. Società di liquidazione, il rappresentante legale diventa il liquidatore, quindi deve notificare al liquidatore. Anche nel caso di società estinte, vedrete dopo una sentenza anche recente della Corte di Cassazione, che ritiene anche nel caso in cui la società sia estinta, quindi cancellata dalla Camera di Commercio, la interroga in grigina, la notifica la posso fare lui continua a rimanere per 5 anni, non lo sa, ma è così, rappresentante legale della società estinta, e in quanto tale io posso notificare l'atto a lui direttamente. Quindi è una strada che io sceglierò, perché è ovvio che la sede legale, dopo 3 anni che si è estinta, non è più quella, magari era lì, adesso c'è un'altra società, e quindi comunque io devo notificare l'atto alla società per poi andare eventualmente sui soci, quindi posso notificare al rappresentante legale o al liquidatore. Questa è con la sentenza recente 4 ottobre 2023 che ha ritenuto valida la notifica fatta a un liquidatore di una società estinta. Sulla notifica agli eredi, qui abbiamo, insomma, un po' di problemini, nel senso che in realtà c'è una norma del DPR 600, l'articolo 65, che prevede la possibilità di notificare nel luogo di residenza del decuius impersonalmente a tutti gli eredi che non abbiano presentato nei 30 giorni la comunicazione in merito alla loro qualità di erede e il loro domicilio fiscale, quindi una deroga al codice di procedura civile. Codice civile, la giurisprudenza ha, insomma, come dire, ha fatto assumere questa modalità di notifica a principio generale applicabile in ambito tributario in maniera generalizzata, quindi anche i tributi comunali. Ci sono anche sentenze di Cassazione specifica. Viene richiesta per la giurisprudenza di legittimità una comunicazione, diciamo, specifica, non è, può essere surrogata né dalla dichiarazione dei redditi né dalla dichiarazione di successione. Però è ovvio che è una modalità, insomma, di semplificazione tutta a favore del contribuente, dell'amministrazione, perché posso chiedere tutto a uno degli eredi, e gli eredi sono obbligati in solido, però devo fare bene la notifica, cioè per attuare questo meccanismo io devo notificare impersonalmente nell'ultimo domicilio del decuius, del morto. Se io notifico impersonalmente a uno degli eredi, a casa degli eredi, ma non mica bene. Altrimenti l'altra strada è quella del codice civile, ognuno notifico la sua parte di debito tributario in ragione della quota ereditaria. Quindi, guardando la cassetta degli attrezzi, abbiamo già visto, parlando anche se un po' velocemente, che ci sono tante modalità di notifica: la raccomandata semplice, la notifica ammesso, notifica dell'ufficio tributi, messo comunale, atto giudiziario, PEC, piattaforma digitale e via dicendo. Quindi, insomma, abbiamo veramente tante modalità di notifica. Se posso dare un consiglio, abbiamo anche detto che tutte queste modalità di notifica hanno più o meno delle cautele volte a far sì che il destinatario poi riceva effettivamente l'atto.
Però le varie normative prevedono delle prescrizioni, quindi la legge 890 prevede delle prescrizioni che non sono previste nella raccomandata semplice. E allora, facendo un discorso pratico, se voglio evitare del contenzioso, la cosa più semplice è fare una raccomandata semplice. Nella raccomandata semplice non mi possono contestare che l'atto è stato ricevuto dal figlio che aveva 13 anni, ma la notifica il consegnatario deve avere almeno 14 anni, oppure non è stata indicata la qualità del soggetto che ha ricevuto l'atto, oppure non è stato fatto il CAN, la comunicazione di avvenuto deposito, di avvenuto deposito, o non è stato fatto il CAN, la comunicazione di avvenuta notifica perché ho notificato l'atto alla moglie, ma era il destinatario, era il marito. Semplifichiamo, usiamo la raccomandata semplice, tutte queste cautele non ci sono. Ovvio che parlo dalla parte della pubblica amministrazione e in un'ottica di cerco di correre il meno rischi possibili. Abbiamo detto che queste modalità di notifica in qualche modo sono elencate anche nel DM del 14 aprile 2023, che finalmente ha aggiornato l'ammontare delle spese di notifica che io posso ripetere dal destinatario e vedete ha le varie modalità di notifica, quindi per la raccomandata 651, per la G 8, cos'è, 11 euro e via dicendo. Bello. Finalmente anche la notifica per PEC è soggetta a rimborso di 2 euro. Vedete, mi ci dà anche la notifica effettuata ai sensi dell'articolo 60 e del 600, quindi questo è importante, come è importante a mio avviso anche, ma se non ha molto a che fare con questo argomento di oggi, però insomma la previsione che io posso richiedere il rimborso di 1,83 euro per i solleciti di cui al 7,95, no? Accertamenti esecutivi prima di vetri, secondo sotto i 10.000, sotto i 1.000, il sollecito va comunicato, va notificato, la norma parla 7,95 di comunicazione, quindi non parla di notificazione, che si tratta di comunicazione, me lo dice anche il DM, visto che prevede 1,33 euro e non le spese di una raccomandata. Attenzione quando consegnate gli atti in ufficio, è totalmente irrilevante il fatto che l'atto sia venuto a conoscenza del destinatario in qualche modo. La normativa, la 296, mi dice che l'atto deve essere notificato anche tramite raccomandata R. Notificato, cioè l'atto che io consegno in ufficio, anche se gli faccio fare la firmetta, se io, dipendente dell'ufficio tributi, non sono stato nominato quale messo comunale, messo notificato dell'ufficio tributi, quella non è notifica. Ad esempio, nel mio ente io ho fatto fare il corso e ho nominato tutti i miei dipendenti dell'ufficio tributi come messi notificatori, hanno il loro registro e quindi possono legittimamente notificare all'interno dell'ufficio tributi. Questo è importante. Se voi guardate, adesso vi ho citato una Cassazione, ma ce ne sono tantissime. Il problema si pone con effetti anche ovviamente su di noi in tema di notifica della rendita. No? Articolo 74,1 della legge 342 del 2020 prevede che la rendita per essere efficace deve essere notificata all'intestatario della partita. Capita spesso che l'Agenzia delle Entrate esteriore sbaglia la notifica e il comune. Comunque fa l'accertamento perché vede che sulla misura catastale c'è che è stato c'è la rendita rettificata e allora la Corte di Cassazione si è preoccupata di risolvere il caso di rettifiche di rendite catastale non validamente notificate all'intestatario catastale, intestatario catastale, non soggetto passivo, intestatario catastale, che è una cosa diversa dall'essere soggetto passivo. Leasing, l'intestatario catastale è uno, il soggetto passivo è un altro. Concessione, immobile in concessione, l'intestatario catastale è uno, il soggetto passivo è un altro. E allora in questa sentenza che vi ho citato, insomma, il comune, l'agenzia, non so chi, si difende, dice, ma l'ha acquistato l'immobile del fatto che la rendita non era quella proposta, ma era quella rettificata, ne è venuta a conoscenza attraverso il ROSD. No, la Corte di Cassazione dice il fatto che il contribuente mi sia venuto a conoscenza con una modalità
diversa dalla notifica non sana il fatto che la notifica non sia stata effettuata. Io direi che lascio la parola ad Alessio perché c'è un questionario che bisogna fare, quindi è già tardi. Assolutamente sì, Pasquale. Andiamo con il sondaggio. Allora, lancio il primo sondaggio. Ok, il sondaggio dice appunto: il comune può addebitare le spese di notifica al contribuente? Le spese non possono essere mai addebitate, la prima risposta possibile. Le spese possono essere addebitate nei limiti previsti al DM 14 aprile 2023, solo nel caso di mancato pagamento dell'atto nei 60 giorni della notifica ed infine solo nella misura del 3% dell'imposta pretesa. Questo è il nostro piccolo sondaggio. Devo dire, insomma, Pasquale l'ha fatto, è stato molto benevolo, insomma, molto semplice, devo dire, Pasquale. Come sempre del resto, e voi state votando e decidendo appunto attualmente il 97% ha scelto la seconda Quella delle corretta. possibili, che è poi quella corretta, giusto Pasquale? Sì. Bene, su questo insomma questo piccolo sondaggio l'abbiamo fatto e ti do insomma la linea per proseguire verso la fine. Io non Altro so se fare anche se lo devi fare. il secondo lo possiamo anche fare, sì, poi volevo chiederti una cosa, allora, sì, andiamo a fare anche il secondo. Allora, termino il sondaggio, questo primo sondaggio, e andiamo a fare il secondo sondaggio, che come vedete il difetto di notifica può essere sanato mai con la rinotifica nel rispetto dei termini decadenziali, solo con la rinotifica anche dopo lo scadere dei termini decadenziali e in caso di proposizione di ricorso ai sensi dell'articolo 156 del CPC. Insomma, ecco, come al solito siete stati molto più veloci di me e state dando delle risposte e velocemente posso dire, anticipando anche Pasquale, che insomma sono bravissimi, giusto? Dipende da cosa stanno rispondendo. Stanno rispondendo con la rinotifica nel rispetto dei termini decadenziali e in caso di proposizione di ricorso ai sensi dell'articolo 156. Sono bravissimi allora. E quindi sono bravo anch'io a individuare le risposte. E, insomma, sì, hanno votato così, quindi devo dire che sono stati bravi, quindi vi ringraziamo. Infine, volevo semplicemente, c'erano alcune domande che sono pervenute che io poi ti girerò, però effettivamente piccoli accorgimenti li possiamo dare già adesso, perché Mariella De Santis si chiede, per raccomandata semplice, lei intende la raccomandata con ricevuta di ritorno, cioè la classica cartolina bianca, la Yes, stessa. Quindi assolutamente. sì, quindi vedo che era molto abbastanza semplice. E infine ti chiedeva Alessandra Caputo se potevi spiegare meglio come bisogna attestare la conformità atto nativo digitale, soprattutto su attività massiva. Non so se tu vuoi al Allora, volo. c'è una frase che adesso, se vuole, poi la scrivo, che è quella che noi mettiamo negli atti di accertamento, in cui ai sensi del CAD, adesso non ricordo bene il riferimento normativo, ma lo posso dare, attestiamo che la copia analogica, che in caso, noi abbiamo una formula del tipo che in caso di notifica analogica, si attesta che la copia è analogica e conforme alla copia digitale emessa dall'atto, la quale è visibile, via dicendo. Poi magari alla collega mandiamo proprio la frase di tipo che inseriamo in tutti gli atti di accertamento. Assolutamente sì, era semplicemente perché era molto veloce e quindi mi sono permesso di farti questi quesiti. Poi, ovviamente, agli Ci altri quesiti avremo modo di rispondere sono attraverso delle FAQ. dei riferimenti normativi del CAD da inserire, quindi adesso a memoria non me ne ricordo. Bene, allora andiamo verso la conclusione e grazie ancora di aver partecipato. Perfetto, allora.
E questo ecco, la raccomandata semplice, come vi dicevo, è quella prevista dalla legge, cioè il Comp 161 della 296 del 2006, prevede che il Comune possa notificare tramite raccomandata semplice. Per tanto tempo si è discusso sul fatto che il Comune poteva o non poteva, nonostante insomma fosse la norma di legge a prevederlo, questo è pacifico, è altrettanto pacifico anche qui. Viene d'aiuto una giurisprudenza di legittimità che si è consolidata nel tempo, ma anche di corte costituzionale, insomma, che dice: attenzione, se io notifico con raccomandata semplice, le regole da rispettare non sono quelle della 890, sono quelle del decreto ministeriale che stabilisce la raccomandata semplice. E su questo insomma, ci sono veramente tante sentenze della Corte di Cassazione che sono utili perché spesso ci viene contestato quando noi notifichiamo con la raccomandata R, semplice, cioè la bianca, che la notifica non ha rispettato qualche prescrizione della 890 dell'82, che è una tesi completamente sbagliata. E quindi, insomma, anche su questo, però, voglio dire, è un sono eccezioni che vengono ancora oggi sollevate, però sono facili da replicare perché esiste una consolidata giurisprudenza di corte di Cassazione. E per quanto riguarda ecco, uno dei problemi che abbiamo sulle raccomandate è la compiuta giacenza. Ecco, qui la differenza è che nell'890 abbiamo insomma, una norma che ci dice che se il soggetto, diciamo, una sorta di 140 semplificato, no? Il soggetto non c'è, viene inviata la raccomandata. In sede giudiziale c'è sempre un problema perché devi produrre la raccomandata di invio, la ricevuta di accettazione della raccomandata con la quale lo informi che l'atto depositato presso l'ufficio postale, insomma, l'atto si intende notificato 10 giorni dal deposito. Ecco, nella raccomandata semplice questa norma non esiste, quindi c'è un vuoto e quindi noi abbiamo sempre ritenuto che comunque la compiuta giacenza è notifica, perché effettivamente c'è l'avviso che il postino passa 2 volte, suona 2 volte, non lo trova, mette l'avviso in cassetta che l'atto è depositato presso l'ufficio postale, rimane lì depositato per 30 giorni e poi viene restituito per compiuta giacenza. La compiuta giacenza è notifica a tutti gli effetti, anche se diciamo, la procedura è più semplificata rispetto a quella della 890, ma la cosa bella è che ci sono diverse sentenze della Corte di Cassazione che applicano in via analogica la stessa disposizione dell'890, dicono, cioè, diciamo, fino adesso, prima di queste pronunce, noi abbiamo ritenuto che l'atto fosse notificato per compiuta giacenza, quindi decorsi 30 giorni dal deposito presso l'ufficio postale. Ecco, la Corte di Cassazione ha un po' stravolto a nostro favore questa distinzione, dicendo no, anche la raccomandata semplice, benché non prevista, bisogna applicare la regola dei 10 giorni, così come prevista per l'890, perché se io non applico la regola dei 10 giorni, allora il contribuente può decidere lui quando riprendere l'atto e quindi può decidere lui quando impugnare, cioè l'ha collegato al fatto che col ricevimento scattano i termini di impugnazione di 60 giorni. Quindi ha fatto applicazione, diciamo, analogica della disposizione prevista dall'890 e la Corte di Cassazione con diverse sentenze, quindi te una, però sono diverse adesso, ha ritenuto che la compiuta giacenza si intende perfezionata decorsi 10 giorni dalla data in cui il postino ha rilasciato nella cassetta della posta l'avviso che l'atto è depositato. Quindi anche queste sono cose che noi dobbiamo verificare prima, quando ci arriva un ricorso, se è notificato con AG, verifichiamo quando ha ritirato l'atto, perché se lui l'ha ritirato dopo 13 giorni e fa decorrere i 60 giorni dal 13° giorno, nel caso dell'AG è facile, sono 10 giorni. Ma la stessa cosa per analogia la dobbiamo fare anche con le raccomandate semplici, quindi dove e quando, lì abbiamo tutte le informazioni. Quindi la compiuta giacenza direi che non ci sono problemi. Indirizzo destinato, se ci ritorna indietro la raccomandata semplice, ma la stessa cosa con la G, trasferito e reperibile, non è notifica.
Sul momento in cui si perfeziona la notifica, ormai abbiamo dentro a IOSA, ecco, vi segnalo due sentenze della Corte Costituzionale che legittimano, se qualcuno insomma aveva ancora dei dubbi, ci sono due sentenze della Corte Costituzionale che legittimano la notifica semplificata tramite AR. Da una parte, la prima sentenza si preoccupa di dichiarare la legittimità costituzionale della norma del 602 che prevede la notifica delle cartelle di pagamento tramite raccomandata. Semplice, e anche qui ecco quello che vi dicevo prima, no? Cioè, tra la conoscenza legale e la conoscenza effettiva, cioè la conoscenza legale quando ho fatto tutte le cose previste dalla norma, conoscenza effettiva, ma io ne sono venuto veramente a conoscenza. Nel caso specifico, il portiere non aveva consegnato l'atto al soggetto. Ecco, in questi casi, insomma, per tutelare il contribuente, per ridurre questo scarto tra la conoscenza legale, cioè il rispetto di tutte le prescrizioni previste dalle singole modalità di notifica e la conoscenza effettiva, ma sono venuto veramente a conoscenza dell'atto, viene in qualche modo ridotto attraverso l'istituto della remissione in termini che può operare quando il destinatario dimostra che non è venuto a conoscenza dell'atto o è venuta a conoscenza dell'atto dopo per causa a lui non imputabile. La cosa bella è che quella si riferiva alle cartelle di pagamento, ma abbiamo anche la nostra personale sentenza di Corte Costituzionale che ha dichiarato la legittimità costituzionale, guardate bene, dell'articolo 1,161 della 296 del 2006 e quindi della possibilità di notificare gli atti di accertamento tributari con raccomandata AR previsto dal comma 161. E quindi, insomma, dopo di questo direi che non c'è spazio per ulteriori discussioni. Andiamo velocemente. Le altre modalità di notifica, abbiamo detto, il messo notificatore dell'ufficio tributi. Io consiglio sempre di far fare il corso di nominare tutti i dipendenti dell'ufficio tributi messi notificatori, ma questo per legittimare le notifiche che facciamo in ufficio, perché se non siamo messi notificatori, quella non è notifica. Vabbè. Sui messi comunali, sono quelli sono i soggetti che secondo me sanno notificare veramente bene, quindi sono quelli che a parte l'ufficiale giudiziario sanno, mi danno la garanzia di notifica, perché poi devono seguire le regole del codice di procedura civile, quindi fare le eventuali ricerche. Abbiamo avuto uno screzio, diciamo così, con i messi comunali, perché sulla base di una circolare, secondo me, per niente condivisibile, è stato ritenuto, questo dell'ANNA, che i messi comunali non potessero notificare le ingiunzioni di pagamento, ma queste devono essere notificate dal messo notificatore dell'ufficio tributi o il messo o l'ufficiale giudiziario. Tesi completamente sballata e secondo me anche un po' pericolosa per i messi comunali, perché si tratta di un'omissione di atto di ufficio che potrebbe dar luogo anche a condanne per danno erariale. Se ti chiedono la notifica di ingiunzione di pagamento che devo notificare il 31 dicembre del terzo vecchio ingiunzione del terzo anno successivo e tu non me la notifichi perché ritieni di essere incompetenti e mi fai andare, mi fai prescrivere il credito, io ti chiedo il risarcimento del danno, ma non te lo chiedo a te, caro messo, lo chiedo al comune perché tu hai un rapporto di dipendenza del comune e poi il comune che è pagato a risarcire il danno a me si rifà per danno erariale su di te. E quello che vi dico non è fantasia, perché c'è giurisprudenza IOSA di Corte di Cassazione su queste tematiche, ovviamente, su questioni sollevate non dai comuni, insomma, ma dall'Agenzia delle Entrate verso mancate notifiche fatte dai messi comunali. Qui ho fatto un po' insomma, di giurisprudenza varia. Sulle notifiche, ormai sappiamo che anche qui la Corte di Cassazione ha preso un abbaglio terribile perché la notifica tramite aereo era stata liberalizzata dal 2001, nel 2017 è stata liberalizzata la notifica tramite delle violazioni al codice della strada e degli atti giudiziari, ma qui la Corte di Cassazione in vero ha preso insomma un abbaglio. Oggi risolto ritenendo che non fossero notificabili neanche gli atti tributari con raccomandate degli agenti delle agenzie private.
Diciamo che oggi la situazione è chiara, esistono è stato pubblicato il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico che prevede le modalità di diligenze che possono essere su ambito regionale o ambito nazionale, distinte per sole contravvenzioni della strada oppure per gli atti per leggi e per contravvenzioni della strada. Il rimedio a un po' del caos fatto dalla Corte di Cassazione è stato posto dalle sezioni unite con la sentenza 299, insomma, che ha un po' sanato, una botta al cerchio, una botta di là, insomma, ha ritenuto che erano comunque, che le sentenze effettuate non erano nulle, non erano inesistenti, ma nulle, quindi sanabili. Però insomma, questo non ci interessa più, è partita chiusa. Attenzione sulle società estinte, voi sapete che sopravvivono per 5 anni, c'è il problema della notifica alla società estinta, insomma, si fa un 140, se è ancora in vita il rappresentante legale possiamo notificare il rappresentante legale, ma insomma, normalmente prima dell'estinzione viene messa in liquidazione, quindi forse la cosa più utile è notificare al liquidatore. Ovviamente, che mi serve per quantificare il debito dovuto dalla società estinta e poi c'è la fase 2, dopo aver notificato l'accertamento alla società, devo chiedere, c'è questo effetto successorio dei soci nei confronti della società, ma ovviamente tutto dipende dal tipo di società, se è un SRL e i soci rispondono ai limiti di quanto hanno ricevuto dal bilancio di liquidazione, sono più fortunato se è una società di persone perché i soci sono illimitatamente responsabili. C'è una sentenza delle sezioni unite molto articolata, molto bella, che è questa del 2013, che insomma ricostruisce tutta la vicenda anche da un punto di vista del contenzioso, perché la società potrebbe estinguersi anche nelle more di un giudizio tributario, insomma, quindi vi consiglio di leggerla. Adesso abbiamo discusso a lungo anche sulle modifiche via PEC, adesso diciamo che la situazione è limpida, possiamo, anzi io nel mio ufficio, se ho una società, l'obbligo che ho imposto è di notificare esclusivamente via PEC a tutti i soggetti che per legge sono tenuti a tenere la PEC, ma anche adesso il nuovo albo che è dove sono iscritte le persone fisiche che possono richiedere di avere la notifica via PEC. La notifica via PEC è insomma lo strumento che si predilige per la velocità e la certezza della notifica, perché insomma tu notifichi, accettazione e consegna dopo 2 secondi, stampi e alleghi all'atto di accertamento e archivi, insomma, che da un punto di vista procedurale è molto più veloce, non ci sono le contestazioni nel momento in cui tu hai la ricevuta di accettazione, di consegna e la ricevuta di spedizione, di ricevimento, sono equivalenti, diciamo che la notifica va a buon fine. Quindi appunto, soprattutto con le società e con i professionisti è diciamo, lo strumento da utilizzare, poi adesso abbiamo anche il rimborso di 2 euro e quindi va bene. Sta prendendo piede sempre di più, adesso attiva la piattaforma delle notifiche digitali, è un meccanismo, sulla carta diciamo, dovrebbe essere un sistema che ci dovrebbe garantire la notifica. C'è questo soggetto terzo che notifica, insomma, per conto nostro ci dà ci dovrebbe dare delle certezze, la normativa di riferimento è l'articolo 26 del DL 76 del 2020 che stabilisce le modalità. Insomma, adesso vediamo come va, insomma, adesso un po', insomma, bisogna capire bene come funziona e soprattutto mi preoccupa, insomma, la capacità di poter rispondere ai casi di contestazione sui difetti di notifica, perché è una notifica che va alla piattaforma, la norma sembra, insomma, cautelarci tutti quanti, però, insomma, è uno strumento nuovo che dobbiamo sicuramente testare, è uno strumento che ci costa. Adesso io qui nelle slide vi ho insomma, riportato i riferimenti, sono il decreto 30 maggio 2022, insomma la piattaforma che gestisce si prende 1 euro, poi DM prevede la possibilità da parte di chi la notifica di addebitare un ulteriore euro per le spese.
E oltre alle spese previste di spedizione nel caso in cui la piattaforma debba notificare non tanto l'atto, ma notifica l'avviso di deposito dell'atto sulla piattaforma. Il DM 14 aprile per le notifiche fatte tramite la piattaforma non individua un costo, ma rimanda al DM 30 maggio 2022 e quindi insomma diciamo, per il contribuente potrebbe essere più esoso. Qui adesso qualche riferimento, perché oltre alle spese di notifica, che sono poi quelle della gara che è stata effettuata, ci sono questi costi di destinatario. Bisogna testarla per capire come va. Direi che nonostante tutto siamo arrivati a grazie per l'attenzione.